Ciao a tutti, io sono sempre Vera di Neiade e oggi sono qui per raccontarvi la storia delle sirenette di Milano. Allora, le sirene le conosciamo tutti perché sono quelle creature fantastiche con il corpo per metà di donna e per metà di pesce. Sicuramente la sirena più famosa è Ariel. Eccola qui, la sirenetta di Walt Disney. Ce l'avete presente? Credo proprio di sì. Ecco, in realtà anche Milano ha le sue sirene. Dove si trovano? Si trovano nel Parco Sempione. Sono quattro statue, le vedete, due e altre due in fondo, molto molto simili, praticamente identiche, tant'è che queste statue sono chiamate sorelle Ghisini. Sorelle perché si assomigliano tantissimo, un po' come tutte le sorelle. Ghisini perché sono fatte di ghisa, un materiale molto molto simile al ferro. Ecco, dovete sapere però che questo ponte non venne costruito per Parco Sempione. Guardate, questa è una foto in bianco e nero, una foto del 1800. Vedete che ci sono delle case, dei palazzi, ma questo è il ponte con le sirenette. Il ponte si trovava infatti in via Visconti di Modrone. All'epoca in quella via scorreva il Naviglio della Cerchia Interna, un canale pieno d'acqua. Sicuramente conoscete i navigli, ancora oggi esistono a Milano, ce ne sono tre, ma una volta ce n'erano molti di più, solo che gran parte di questi è stata coperta. Infatti, quando decisero di coprire il naviglio della cerchia interna, di prosciugarlo e di interrarlo, decisero di salvare il ponte con le sirenette e di spostarlo in Parco Sempione. Ancora oggi è possibile attraversare questo ponte, anche se in questo momento non possiamo farlo. E in attesa di tornare al parco, io vi ricordo di seguire Neiade sui social e anche sul sito www.neiade.com. Ciao a tutti!